Dirolei è un promontorio lavico alto 120 metri ed è parte di una riserva naturale. Ha avuto origine da un'eruzione vulcanica sottomarina durante il periodo dell'ultima glaciazione. Sotto la scogliera si aprono grotte e archi e quello più famoso e fotografato è l'arco naturale di Toin. Dal promontorio si gode di una vista mozzafiato in tutte le direzioni. L'oceano oggi è un po' più nervoso e scatena le sue onde mangia persone. Ma che spettacolo! Il faro in cima alla scogliera completa la composizione. Vanno a far bagno, non hanno aspettato 3 ore dopo mangiate e muoiono. I giapponesi. L'ultima tappa di questo viaggio è il canyon di Nautusagil, una gola stretta e profonda, interamente bagnata dal fiume che ci scorre dentro. Avete capito che questo è il gran finale? Mentre camminiamo e quando ci facciamo le soste dentro, state attenti di non essere sotto i ghiaccioli. L'unico pericolo di questo canyon è costituito da queste palattine di ghiaccio che, siccome oggi non è molto freddo, potrebbero staccarsi e trafiggerci. Capito come? A volte il pericolo è anche divertente. Si prosegue aggrappandosi a corde e catene, ma niente di impossibile. Alla fine si arriva a questa cascata. Non è altissima, però l'acqua che cade e la luce dall'alto che accende le tonalità di verde sulle pareti la rendono molto suggestiva. Wow. Nell'acqua c'è un gabbiano. Non è ferito, ma è giovane e intrappolato. Se restasse nella gola morirebbe. Ma siccome le pareti sono strette non riesce più a tornare dove lo spazio è più aperto. È una barba. Non è un bichino, mi sembra una strega. È comunque una creatura nascosta. Una volta fuori, il gabbiano in un attimo sbatte le ali e si allontana. È un gesto semplice, che però mostra tutto il rispetto islandese per la natura e per le sue creature. Perché, vi assicuro, Ingo era felice davvero. Per gli uccelli, fantastico.
By the birds. I'm very happy about the birds. One life. It's important. Ah, Franco. Oh. Allora fumiamo. Ho già fumato. Ah, ok. Mi sono portato avanti. Hai fatto bene. Ha fatto bene, ha fatto bene. Ezio, abbiamo anche salvato un gabbiano. Certo. Fantastico. Superingo. Superingo, sì. Ha vinto. But my friend is David Attenborough, he's a very close friend to mine. Siamo rientrati a Reykjavik, abbiamo lasciato le auto, salutato Ingo e subito impotenti l'impennata del livello di malinconia già latente da qualche ora. Abbiamo trascorso una settimana ad ammirare manifestazioni naturali spettacolari, percorrendo chilometri senza incontrare nessuno, ammaliati dal silenzio delle notti gelide sotto il cielo illuminato dall'aurora boreale. Storditi dal rumore del vento e delle bufere, dal tempo che cambia in un quarto d'ora, ospiti di un territorio vivo che si muove in perenne trasformazione, di paesaggi che mutano completamente forme e colori dopo ogni curva. Freddo sì, ma così bello da scaldarti l'anima. Domani tutti riprenderanno l'aereo per tornare a casa. Beh, non proprio tutti.